Agostino adesso ci dirà qualcosa di decisamente sostanziale sulla materia. Niente di particolarmente sostanziale, qualcosa di convinto però sì. Allora, l'articolo 6 del DDL concorrenza rappresenta, diciamo, un altro passaggio in un processo che va avanti ormai da lungo corso, almeno dalla fine degli anni 80, un processo di liberalizzazione, un processo di privatizzazione, un processo di smantellamento di quello che è lo Stato sociale, di quello che è un modello di democrazia che si basa sull'emancipazione personale e sociale. Ecco, l'articolo 6 del disegno di legge sulla concorrenza segna un passo oltre perché propone e sponsorizza un modello di privatizzazione ancora di liberalizzazione. La concorrenza è un modello che si iscrive nella logica di una razionalità di tipo neoliberista. È una logica contraria, ad esempio, a quella della nostra Costituzione, che invece ragiona di un progetto di emancipazione che è personale e sociale. Un progetto che mette al centro la persona, con i diritti della persona. La concorrenza invece quello che mette al centro è la libertà economica per raggiungere maggiori profitti. Sono due progetti antitetici. Che cosa vogliamo noi? Vogliamo un mondo dove crescono le diseguaglianze, dove la logica è la logica del profitto? Vogliamo un mondo che mette al centro le persone, i diritti delle persone? Questo è il progetto, tra l'altro, della nostra Costituzione, la persona messa al centro con i suoi diritti. L'articolo 6 del disegno di legge concorrenza, se vi capita leggetelo, anche se non è una lettura amena, ma scorrendo tutti i suoi compiti si coglie proprio questa centralità della concorrenza. Al centro è la concorrenza, ma la concorrenza per chi? La concorrenza per che cosa? Qual è il fine della concorrenza? Toglie spazio la concorrenza ai comuni, all'autonomia locale, che è pensata come esercizio di sovranità popolare, cioè come partecipazione dei cittadini, come luogo dove garantire nel modo più possibile effettivo, concreto, vicino ai cittadini i diritti. L'articolo 6 del disegno di legge concorrenza toglie spazio a questo tipo di autonomia locale, toglie spazio in nome appunto delle esigenze del profitto. E allora è importante dire di no a questo, che è un altro passaggio dei tanti che abbiamo già avuto, ma ogni battaglia va combattuta e quindi proviamo a dire di no ancora a questo disegno di legge sulla concorrenza. Diciamo di no a questo modello che si lega a quello del PNRR, questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è anche questo un modello che mette al centro che cosa? L'interesse dell'impresa. Si parla di un welfare che non è per le persone, ma è per le imprese. Se mai se ne deriva qualche vantaggio, questo potrà essere poi dato in forma di carità. Ma il soggetto e l'oggetto del PNRR è l'impresa. E allora noi diciamo di no a questo modello. Diciamo di no a questo modello, diciamo di no a una resilienza. La resilienza è una brutta parola, perché resilienza vuol dire in realtà adattarsi, ma adattarsi a che cosa? A quella che è il modello vincente, a quella che è la cosiddetta normalità, ma noi non vogliamo normalità, noi vogliamo cambiare, vogliamo un mondo diverso, un mondo dove siano garantiti i diritti, sia garantita l'emancipazione, e allora non vogliamo resilienza. Allora forse la parola giusta da usare è resistenza, e resistenza anche nei confronti di questo disegno di legge.